io pianto per qualche giorno, ma lì per lì pareva proprio una bella idea. Vi racconto. Ero dalle parti di Brembola, per via di un corso di scrittura che mi sono sempre domandato a che servono, ma mi chiamano per raccontare qualche storia e allora ci vado, ma finisce che mi metto a leggere qualcosa e poi a bere vino e tagliare finocchiona. Avevo dietro, ma non vi sto a spiegare il perché li portassi con me perché la storia si allungherebbe molto, 4 libri in prima edizione, uno di Beppe Fenoglio, l'altro di Cesare Pavese e Calvino e Vittorini. Insomma, la squadra dello struzzo al completo, con coperte rigide colorate di stinto. Sarà stato il vino, ma ad un tratto, alzando lo sguardo, vedo l'airone, che diritto sulle zampe mi parla di letteratura e di libri, e apre le ali e tutti si fa insieme, oh! E poi dice un paio di altre cose e si gira. Immobili, attendiamo lo spiccare delle ali, pronti a battere le mani e i piedi, ma lui invece si accende un toscanello e gira l'angolo a piedi. Dopo di poi, inizio a strappare a caso qualche pagina qua e là dei libri in prima edizione e li mescolo come si fa con le carte di briscola. Poi con le forbici a tagliar via frasi, paragrafi di colla, ricordando il catappe di Barrox e fino all'alba a leggere e dire sempre mica male, suona bene questa, sembra scritta apposta, anche gli oh c'erano e si ripetevano, ma con molta più moderazione. Ho iniziato a piangere sul treno quando sul lago mi è sembrato di aver visto un branco di aironi sfraccarsi di risate. Certo è che lo struzzo non mi ha più voluto parlare. Mi vergogno anche di andare a suonare il campanello a Pavese o Fenoglio. E li capisco. Ci passerò di corsa. Questa cosa mi è successa che pioveva e forse era autunno a Brembola, dove mi avevano invitato per un corso di scrittura, che però questa cosa ve l'ho già raccontata. L'idraulico fantasmagorico è il titolo di questa improvvisazione. Pronti? Ok? 3, 2, 1, micro! Una ragazza di 16 anni vive con la mamma e la zia da sempre, è felice, fa una vita serena, finché un giorno due compagne di classe le dicono che le due donne sono amanti, non sono sorelle. Da quel momento lei comincia a studiarle, ad avere tanti dubbi, finché un giorno arriva a casa trovandole abbracciate, alla conferma di tutti i suoi sospetti. Per cui si sente tradita, scappa via senza chiedere spiegazioni e finisce contro una macchina con il motorino. Maria Anna, con la testa infilata tra i gerani color rosso smalto, scrutava dal terrazzo di cucina nel cortile, cercando di non farsi vedere. Di sotto giocavano gli altri bambini del condominio. Un paio erano della sua età, un paio più grandi. Tre avevano un anno meno di lei. Giocavano a nascondino e Miriam contava velocemente, mentre gli altri si eclissavano uscendo anche sulla strada privata adiacente, in cui di rado passavano automobili. Marianna avrebbe tanto voluto essere lì con loro, ma come poteva scendere se nessuno l'aveva chiamata? La mamma le diceva di andare a giocare senza aspettare inviti ufficiali, ma lei era ancorata al balcone della sua timidezza. Così stava trascorrendo in solitudine anche quel bellissimo pomeriggio di sole. Il romanzo inizia proprio nel momento in cui quella che lei ha sempre chiamato zia, mentre la ragazza è in sala operatoria e sta subendo un intervento al gomito, le risponde per raccontarle la sua vita segnata da esperienze molto dolorose. La mente lavora in modo strano, lo so, lo sappiamo tutti. Taglia, unisce, accorcia e allunga, ricreando realtà su misura. Mi sono proposta di analizzare obiettivamente la mia vita, di capire quanto ci sia di vero nella ricostruzione che la memoria ha operato e di nuovo mi ritrovo a unire, separare, rielaborare. Mi accorgo che a volte riesco a vedermi dal di fuori, a parlare di me come davanti ad un film, ma pian piano mi calo dentro la pellicola e il film analizzato, studiato, sviscerato, diventa invece la rielaborazione di esso che ne ha fatto la memoria. Quello che avrebbe dovuto essere il racconto di un'amicizia particolare tra la mamma e la zia finisce per essere invece il racconto di un grande amore che comunque poi porta a questa amicizia.
Nei giorni seguenti all'episodio del suicidio, Maria Anna non riuscì a non pensare a Manuel. Lo immaginava disperato, in preda ai rimorsi più atroci. Lo vedeva disteso sul letto, con lo sguardo perso nel vuoto, incapace di perdonarsi, e sperava che questo stato d'animo lo portasse almeno alla volontà di cambiare definitivamente vita. Era contenta quando, dai passi che ascoltava sopra la sua testa, si accorgeva che non restava apatico e in silenzio. Ora va in cucina a mangiare, pensava. Ora gioca a palla in camera. Ora ascolta la musica. Messa in scena, pensò il professor Belisario, mentre i paesani si affollavano all'imbocco del vialetto della scuola elementare. L'idea della messa in scena era nata nell'istante in cui Belisario aveva intravisto il cadavere fra le ortiche del giardino della scuola, nella vampa precoce delle nove. Sembrava una nuova forma di misticismo, degna di quell'eccentrico parroco. Una specie di penitenza o una rimostranza, perché in quel posto c'erano troppe ortiche per un giardino bazzicato da scolaretti. Belisario ne avvertiva l'odore a 10 metri di distanza e gli veniva da pensare ai preparati alle erbe che preparava sua cognata Elena. A quel punto il professore si ritrasse dalla finestra. I telegiornali di mezzogiorno avevano posto interrogativi pesanti sulla morte del parroco. Tutti sapevano che Don Pietro Miraglia non aveva esitato in passato a tendere la sua mano caritatevole a loschi individui evasi da qualche città turbolenta, come i fratelli tossici di Caserta. In quell'occasione i paesani non avevano lesinato le critiche nei confronti del prete, accusato di importare delinquenza per essere stato troppo caritatevole. Alfa 147 color nocciola con il logo a forma di pino stampato sulle portiere giunse nella piazza sgommando rumorosamente rischiando di investire un gruppo di vecchi. Dall'auto uscirono in due, Mimmo Coppola di Televalle e il suo cameraman. «Nessuno di voi altri bifolchi poteva chiamarci prima, eh?» urlò Coppola senza ritegno. Come cervi che avessero udito un colpo di fucile, i vecchi rincularono di un passo. «Riprendi tutto!» disse rivolto all'operatore. «Vediamo dopo quello che c'è da tenere. Dobbiamo fare un servizio con i fiocchi, anche se l'hanno portato via.» Questa mia avventura di scrittore nasce per una grande, immensa passione per la storia e la cultura dell'Argentina. Ho scritto questo romanzo che è un romanzo ad ambientazione storica, è un romanzo dove i protagonisti sono tutti frutto della mia fantasia e con i quali ho giocato, sono nomi inventati, ma il contesto nel quale questi protagonisti si muovono è concreto, è reale ed è molto documentato. Patricia non sapeva da dove iniziare. Parlare di sua madre significava parlare delle torture, delle sofferenze che si respiravano in quell'edificio di tre piani e dei trasferimenti che organizzavano una volta a settimana. Quando portarono tua madre all'ESMA io ero già lì da alcuni giorni. Non saprei dire quanti. È impossibile mantenere la cognizione del tempo quando si resta incappucciati dalla mattina alla sera. E io dov'ero? Mia nonna mi ha raccontato che ci portarono via insieme in un furgone nero, insieme agli altri bambini. Alla fine dell'interrogatorio le permisero di stare con te alcuni minuti, poi ti strapparono da lei subito dopo con un gesto crudele, il peggiore che si possa fare a una madre. «30.000 i desaparecidos in Argentina, di questa tragedia c'è un aspetto che è ancora più immerso nell'orrore ed è quello del furto sistematico dei bambini a queste donne che poi venivano affidati illegalmente a delle famiglie di militari o delle famiglie vicine al regime».
in particolar modo ho avuto contatti con la presidente della Abuelas, la signora Estela Carlotto, che mi ha pregiato di una interessante prefazione al testo, e poi ho sviscerato questa storia di fantasia. Tengo en mis manos el libro Dos veces sombra de Nicola Visconti y me emociona tenerlo en las manos porque es un sueño hecho realidad. Es el desvelo de Nicola de haber escrito sobre un tema tan duro y tan dolorido que es para los argentinos, que es el tema de la dictadura militar. Lo ha hecho con mucha sensibilidad, mucho respeto, mucha comprensión. Por eso la traducción al castellano es tan importante. Bueno, en nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, le doy la bienvenida a esta producción, donde modestamente está mi prólogo, y le deseo muchísimo, muchísimo éxito y satisfacción, porque realmente Nicola se lo merece. La ricerca della verità è un percorso doloroso ed è quello che ha fatto Paola in questo romanzo, che scopre poi di essere Mirta. E Paola, per farlo, si avvale di alcune amicizie, di alcune persone coraggiose quanto lei. Va alla ricerca di una donna che è l'unica testimone del sequestro di sua madre. In questa famigerata ESMA, la caserma della Marina, nella ESMA, nel mio romanzo, c'è l'incontro della mamma di Paola con questa testimone, che ricostruisce insieme a Paola proprio gli ultimi momenti prima della sua sparizione. Un'altra parte significativa del romanzo, a mio parere, è quella legata all'incontro del padre con questa ragazza. Era scappato dall'Argentina, viveva a Parigi, e quando scopre, grazie all'intervento delle abuelas di Plaza de Mayo, dell'esistenza di sua figlia, torna a Buenos Aires e ricostruisce con lei un rapporto tra padre e figlio. Il 24 giugno, giorno dedicato alla Dea Fortuna, ma anche il giorno di San Giovanni Apostolo, la Genesia si era recata da sua sorella perché doveva aiutarla a cacciare un leprotto giovane per cavarne il sangue, per poi farlo bere al suo nipotino che soffriva di mal di posterno. La ricetta, perché fosse efficace, prevedeva che il leprotto fosse preso proprio in quel giorno. Dei tetti delle case, il vento faceva cadere una certa quantità di polvere che poi si trasformava in nuvoli. Il cielo intanto diventava scuro scuro e così, finalmente, un grosso temporale sarebbe arrivato a rinfrescare l'aria. Appena Marsilio allungò la mano per togliere il pentolino con la bollitura dal fuoco, una vampata di luce bianca illuminò tutto e un enorme boato cascò violento dal cielo, facendo vibrare le spesse mura di sasso. La porta della stanza si spalancò e il pentolino brillò, girò su se stesso. Marsilio lo afferrò e, per non farlo cadere, si scottò le dita. E, impregando la Genesia che l'aveva lasciato solo in quel giorno, con una pedata chiuse la porta, versò un po' di quella bollitura in una tazza e lentamente si mise a bere. C'era chi sosteneva che Albert avesse delle strane orecchie fatte a punta di galletto ed era per questo che aveva un sesto senso per questa materia, ma nessuno mai le aveva viste perché erano perennemente nascoste dalla folta capigliatura rossiccia. Era un tipo esile, lungo e ricurvo, portava in testa un berretto conico di cuoio nero, gli occhi sempre chiusi, che si spalancavano di tanto in tanto, e in quell'attimo sembrava che vedesse ogni cosa, ma era solo l'impressione. Gild, il raccoglitore, invece, era corto, dritto e con le spalle larghe, le braccia un po' troppo lunghe per la sua statura, le mani incredibilmente grosse e le unghie nere e adunche, atte a raspare sotto le foglie. Il viso largo, il naso breve, i capelli sempre in conflitto tra loro e vicino alle bionde sopracciglia, che incorniciavano un azzurro sguardo, allegro e svagato. In quel mattino di caccia al giovane lepore, girovagando tra la campagna e la macchia alla ricerca della preda, era successa una cosa incredibile.
La Ginesi e sua sorella si erano ritrovati in un posto strano dove gli alberi facevano l'ombra più scura. Qui furono aggrediti ad un improvviso e profondo silenzio. Allora si strinsero forte tra loro, tremanti, e videro una pianta dalla forma inconsueta, formata da due tronchi uniti. Erano come abbracciati, sembravano due persone. Allora, tenendosi sotto braccio e procedendo a quattro piedi, vi si avvicinarono per capire meglio. Fu in quel momento che le fronde si misero a stormire, anche se non c'era un filo d'aria, e tutto intorno la macchia era immobile e silenziosa. Il libro da non leggere in questa puntata di Book Generation è Profilo di Clio di Joseph Brodsky. E Clio è la musa del tempo a scandire con il suo metronomo il ritmo dei saggi che sono presenti in questa raccolta. Viaggio, noia, creatività, fantasia, esilio, tradimento sono gli elementi che costituiscono l'essenza ineluttabile del tempo. Ed è per questo che Il profilo di Clio di Joseph Brodsky è un libro da non leggere, perché ci mette di fronte al tempo che polverizza ogni istante vissuto. E ora gettate il telecomando e andate a leggere un bel libro.